Nella puntata precedente abbiamo iniziato la nostra grande avventura con Squirtle, l'ultimo degli starter di prima gen a cui mancava di partecipare alla solo challenge nel suo gioco d'origine. Vinciamo all'ultima bottigliata la rissa con Gary Blue primo, saltiamo a pie pari il pigliamosche 2 della Viridian Forest, battiamo Gary Blue secondo al primo tentativo, ma la nostra inarrestabile serie di successi viene bruscamente interrotta da una panatura di un Pidgey che ci fa sprofondare in un circolo vizioso, ingoiatore, di fallimenti su fallimenti, che ci fanno assaggiare l'aspro sapore della frustrazione. Ma dopo due brigate di inferiori a nord di Cerulean City, dopo il Fossa Rocket, dopo aver detto no a Misty ma sì alla SSN, ci addentriamo nello storico natante, pronti per affrontare questa nuova puntata. Salve a tutti carissimi spettatori e bentornati alla Squirtle contro tutti challenge in Pokémon Rosso, nella sua seconda puntata. Prima di iniziare ringrazio Matteo che, in calce ad una donazione, mi ha richiesto un'altra sfidina di queste qua un po', diciamo, pazzerelle. Ci tengo a far sapere a lui che ho preso in considerazione la sfida che mi ha proposto e che comunque reputo anche interessante, quindi inizierò presto a lavorarci su. Come sempre anche un ringraziamento ad Alessandro. Io non so davvero come esprimere la gratitudine che provo nei suoi confronti, perché è grazie a persone stupende come lui che la mia attività prosegue e che vedo nell'intrattenervi la possibilità di farne anche un lavoro a tempo pieno per offrirvi sempre più contenuti e più avventure folli. Ma tornando alle nostre avventure marittime, direi che per prima cosa ciò che è un must nella SSN è giubbottasse con saggezza Body Slam e sostituirlo a Mega Pugno, perché Body Slam è leggermente più potente, ha il 100% di precisione contro l'85% del Mega Pugno, quindi direi che c'è tutto da guadagnare da questa sostituzione essenziale. C'è da dire che mandiamo in pensione Mega Pugno, ma comunque ha svolto con dignità il suo lavoro. Insegniamo fossa al fidatissimo Paras, che ci servirà, e tagliamo dritto alla stanza con la caramellina rara, avendo il gentiluomo Growlithe e Ponyta lo spolveriamo via come cenere dal camino e ci tentacoliamo la caramella rara della MN Anna. Ci manca giusto da Piale Teremax, che non mi ricordo mai in do cazzo sta, ed il suo recupero ci porta al livello 28. Siamo quindi pronti ad affrontare Gary Blue terzo, così a strappo. Io e Squirtle non temiamo più nulla. E torna il carissimo Badge Boost Glitch, l'amico delle challenge più liete, ad irradiare di speranza la nostra scalata verso la Lega Pokémon. Il Badge Boost Glitch lo considero più una feature che un vero e proprio glitch, in quanto questo spesso è anche inevitabile. Ad ogni cambio di statistica che subiamo, sia in positivo che in negativo, sia che ce le infliggiamo noi o l'avversario, si andranno a ricalcolare anche i valori legati a quelle statistiche che l'ottenimento di una medaglia gli ha maggiorato col bonus del badge boost. Non tutte le medaglie badge boostano, lo fanno soltanto 4 di 8. E la medaglia sasso fortunatamente è tra queste, ci boosta l'attacco. Ritirata ci fa buildare un po' la difesa e soprattutto ci fa badge boost glitchare l'attacco. Dunque, subiamo sì raffica e attacco rapido, ma continuiamo indomiti il nostro buildino, sicché Body Slam quasi non manda alle ninne PG8. Passati a Raticate, l'effetto di Body Slam è risolutivo. Kadabra manca a dirlo, poi si consegna proprio nelle braccia del nemico, andando di teletrasporto. In ultimo giungiamo a Divisaur, che è l'unico che può in qualche modo essere, diciamo, challenging. Slammandolo lo portiamo ad un quarto di vita, frustata per poco non fa fini Squirtle appecorato nella stanza dei giochi dei Visaur, ma un ultimo Body Slam però lo estingue e spegne i suoi bollenti spiriti. Di conseguenza anche Gary Blue nel suo terzo capitolo lo mandiamo a cagare e arriviamo al 29. Bisogna andare a dare sostegno al capitano della nave, che è l'unico capitano al mondo che c'ha il mar de mare. Ma ando cazzo stiamo sulla Costa Concordia qua? Ma chi gliel'ha dato il brevetto a sto qua? Topo Gigio? Massaggiamo sulle spalle a Schettino qua e scratch scratch riceviamo la MN di taglio. Prima di uscirci, di porci all'esterno della stanza del capitano, direi che è tempo di insegnare subito a Paras taglio e poi... a cazzo. Questa regà non so se me la riesco a perdonare, questa ci porta pure sfiga, mi sa. Mi sono scordato di dare il solito e consueto sguardo ravvicinato al bidone del disgusto. Ma che cazzo c'avevo in testa? Prima la Gary Blue 1B, poi il secchio del capitano Anu. Ma c'avevo l'Alzheimer quando ho fatto sta cosa. Non credevo potessi mai fare tale affronto alle tradizioni. Tutti questi infrangimenti in una puntata sola.
A quanto pare, pervaso da una certa fretta, mi appresto ad uscire dal natante che, al contrario di me, con tutta la calma del mondo, se ne ruzzola via. E mi fa sorridere pensare alla paura che avevo da piccolo che questa barca partisse con me sopra o senza di me e che io potessi perdere taglio e che mi toccasse rifare di nuovo tutto il gioco da capo. Andiamo dal logorroico presidente del fan club che ci dà il buono bici e noi, per ringraziarlo della sua generosità, con Paras gli scavamo una fossa nel bel mezzo della sala congressi, di modo che il pezzo da veterani è stato realizzato ancora una volta. Non curarci ad Aranciopoli affinché Cerulean City resti l'ultimo centro medico visitato, sicché una volta dilaniato Gary Blue Terzo e ritirato il buono bici, sparaflesciamme con fossa a Cerulean City per affrontare Misty un attimo. I suoi sgherri non sono sufficienti però a portarci al 30, purtroppo. Ma nonostante questo, andiamo subito a prendere Misty per il codino, perché è giunto il tempo di scudisciarla a dovere. Questa tradizione di certo non me la dimentico, Quando si parla di certe cose, ormai è un must del canale fare ironia ammiccante dall'udente nei confronti di Misty. Staryu lo spediamo nel firmamento con un body slam quasi risolutore e lo finiamo beffandolo con bolla. Starmy però inizia già a apparire un po' meno sottovalutabile. In ogni caso Misty spreca il turno per dargli difesa X. Io, avendoci poco da fa, non posso che dargli the body slam infischiandomene della difesa X, anche perché non ho altre mosse da fargli. Però anche lì a di Misty, vedendoci acqua come Starmy, andrà di azione invece che bolla raggio, almeno credo. E non c'è niente da fa, come la metti, come la giri, azione, fa sempre cagà. Sono sufficienti un paio di body slam per appuntarci dunque al petto la medaglia cascata. Misty è rimasta così soddisfatta che ci ha pure dato una medaglia dopo che abbiamo fatto, oh, mazza. Riceviamo anche bolla raggio che subito sostituisce bolla, portandoci con savoir-faire ed eleganza a tagliuzzare con Paras l'albero che ci blocca la strada verso il tunnel roccioso. Canonica secchia inconcludente de plebaglia, depennata alla vita. Ed entriamo nel buio tunnel roccioso, luogo che non ci dà problema essendo la maggior parte delle sfide di questo posto tutte terra o roccia. Fassela al buio anche non è un problema, perché io sinceramente non ho memoria di una volta che io sto cazzo di tunnel roccioso l'ho fatto facendo flash, quindi non so manco com'è fatto al di fuori della sua versione buia. Se faccio flash rischio pure che mi perdo. Seppure qui una squinzietta che incontriamo tra Oddish e Bulbasaur ci trascina quasi quasi nella fossa, Ma nel mentre che tenta di abbranchiarsi alla nostra persona e trascinarci giù nel profondo oblio della sconfitta, l'allenatrice ricorda al gentile pubblico di sostenere se possibile questo canale con una donazione al link PayPal in descrizione, perché questa attività vuole rimanere autonoma al 100% e libera da eventuali compromessi con la piattaforma o con degli sponsor, per evitare di cedere personalità, per evitare di diventare col tempo un canale stantio, innaturale, plastificato, come lo sono molti degli altri creatori facenti parte dell'enclave Pokémon italiano. Questo canale e il vostro tubo vogliono rimanere se stessi e farvi sempre sorridere, senza cedere mai personalità. Quindi l'unico modo per sbarcare il lunario intrattenendovi, senza sottostare ad alcun compromesso, è quello di essere sostenuti dall'affetto del proprio pubblico, mediante le donazioni al link PayPal in descrizione. Anche il temibile avventuriero obbligatorio, con doppio Geodude e Graveler finale, viene disintegrato da bolla raggio, inesorabilmente. Il brutto però arriva soltanto verso la fine, perché l'Oddish dell'ultima allenatrice ci addorme e con assorbimento ci abusa sessualmente. Ma nonostante questo, riusciamo comunque ad uscirne sulle nostre fette. A questo punto Ether e Max dell'albero e curetta al centro medico. Siamo a Lavandonia. Ci facciamo un po' d'ordine nello zaino, vendiamo qualche MT inutile e m'accorgo di una cosa terribile! Sono rimasto col buono bici in mano, non l'ho riscattato, cazzo! E no, so io, meno male che ce l'ho attaccate, perché se no le palle gliele lasciavo sulla SSN e me ne accorgevo solo ora, probabilmente, cazzo, me sto scordando lo scordabile! Ma a Cerulean City a pia la bici ci andremo a tempo debito, che devo fa? Magari ci ritorniamo quando ci avemo volo, anche se piavecce volo ci toccherà batte prima, Serge. Prima di svolgere qualsiasi altra attività, ci rechiamo a Celadon City per andare a fare shopping distensivo. E sì, compriamo pure la Poké Bambola per molto più avanti nel gioco, sempre se ci serve, ma soprattutto perché facciamo scorta di acquette fresche. Dando da bere qualcosa a sto marmocchio alle macchinette, lui, a seconda se gli dai acqua fresca, gassosa o lemon succo, da molla, ne metti diverso.
Noi gli diamo acqua fresca perché acqua fresca in cambio ci fa ricevere giallo raggio, che è una mossa essenziale se vogliamo superare la palestra di Erika, ma ci è utile anche in altri mille frangenti e ci accompagnerà fino alla fine del gioco. E che fai, o butti giallo raggio? Deposito poche bambola che tanto se ne parla eventualmente più avanti, sempre se ci servirà, e andiamo a fa glu glu gloop alla guardia. Diamo da bere agli assetati, andiamo indovina indovinello dove? A Celestopoli, perché? Perché mi sono scordato la bici. Che palle quando mi pia così a me, eh. Ora possiamo goderci la bici e la musichina a lei annessa, che è sicuramente la musichina più carina tra tutte le musichine da bici. Arbivio, The Celadon City, manco me lo chiedo che cazzo fa, ma è ovvio, post e rocket e anche di corsa, col cazzo che entro dentro a quel covo di arpie erbacee da palestra di Erika, ma manco per niente proprio. Ma me lo fanno alla cambogiana, Squirtle, al forno con la mela in bocca se entro là dentro. Rimosso dagli zebedei, il post e rocket, siamo adesso pronti ad addentrarci nel rifugio rocket dalle scale ad ora a noi aperte. Al rifugio rocket se fanno le solite rocchettate, dai, pavimenti idraulici, raccolta di strumenti inutili, caramellina rara al piano di sotto, e andiamo a schiaffeggiare il rocket della chiave ascensore, il chiave rocket. Io ho pure fatto la mossa ad effetto, mi so addirittura ricordato dei parlaie per fargli perdere le mutande e raccoglieme la chiave. E con questa possiamo andare finalmente ad inchiavare l'ascensore dopo aver appreso di aver raccolto l'inutile ventagliente. E così, un po' a caso a dire il vero, insegnato anche gelo raggio a Squirtle, in sostituzione di pistolacqua, che fa anche cagarino ormai pistolacqua, diciamocela tutta. Ma ora possiamo accedere alle stanze di Giovanni, che dopo aver depennato dalla lista dei respiranti i due rocket che fanno la guardia alla porta, i montanti della porta rocket, o anche possiamo chiamarli mastino rocket, o i guardie svizzere rocket. Insomma, fatti fuori sti due falliti, possiamo confrontarci col Docro Bay del Team Rocket. Con colui che tutto muove e tutto puote. È lui o non è lui? Ma certo che è lui, Giovanni. Giovanni ci tira il suo primo Pokémon, Onix, che chiameremo per comodità Gvnn. Lo bollaraggiamo e fora dai ball, come direbbero a Vetralla. Poi ci manna Rayorn, che vista la sua resistenza a bollaraggio possiamo chiamarlo Schifatterin. Capocciata la rifiutiamo perché non ci famo niente, o meglio. Ai ai ai, ho fatto la cappella qua. Perché capocciata è più forte di Body Slam, c'ha la stessa precisione. E comunque pur sempre 15 pp, vabbè dai sti cazzi su, ormai quel che è fatto. Non possiamo piangere sulle capocciate scartate. Arriva Gengascan, ce lo vedo bene col nome di Pstfatrunte. E proprio questo direi che è il migliore nome da dargli. Ci rimane un po' indigesto da buttar giù, Body Slam ce leva poco. Subiamo Cometa Pugno che ci fa tre brutti colpi. E qua se un attacco multiplo fa brutto colpo vale per tutte le volte che te colpisce sto infame, mica solo per una. Gelo raggio comunque lo porta bello giù di vita, subiamo Morso e l'ultimo gelo raggio ce lo leva dalle Pokéball. E meno male che abbiamo finito qua coi Pokémon di Giovanni, perché se no il prossimo toccava chiamarlo Pdor, e lì sì che erano cazzi. L'ira di Pdor, figlio di Khmer, si sarebbe abbattuta su di noi. Giovanni se ne va perdendosi la spettro sonda e noi abbiamo superato con ilarità anche quest'altra prova a cui Pokémon Rosso ha sottoposto il nostro Squirtle. E qua siamo rimasti con Erika e Surge in sospeso. Con la spettro sonda in mano andiamo sappi a volo, perché se no se lo scordiamo. Potevo insegnarglielo a Pidgey e ritornare a Vermilion City con volo? No, perché senza la medaglia che sta a nascere che a De Piace, non potemo usare volo fuori dalla lotta. E quindi ci tocca rifarcela tutta quanta in bici. Ma in ogni caso, il lato positivo da rifarsela tutta in bici è essere deliziati dalla musichina della bicicletta, che non si interrompe mai qua e non volevo smettere di sentirla. Ed eccoci qui alla palestra di Surge, tagliamo l'albero, entriamo ed è ora di dedicarci alla Bidonazzi Challenge. Quanto m'ha fatto tremare, quanto m'ha fatto patì. Poi ad un certo punto mi sono accorto che dall'alto dei cieli m'hanno dotato pure a me di una capoccia. Ormai sappiamo qual è l'inganno della catrega qua, no? Quindi partiamo dall'angolino che più ho reputato simpatico. E non è lui l'angolino col bottone, manco l'altro. Che se no qua il secondo bidone era facile, poteva essere in ogni caso per forza uno soltanto. E qual è il secchio col primo bottone? Te pare, no? Il secchio al centro, quello più rognoso. Bene, ma a tutto c'è rimedio. Qua salvamo, se no se toppamo poi so cazzi e ci rompiamo le palle. Perché il bidone con il secondo interruttore potrebbe essere quello alla sua destra, quello alla sua sinistra o quello alla sua sopra.
Ma non toppiamo però, ci azzeccamo subito al primo tentativo. Con forte sorpresa troviamo immediatamente il secondo bottone e andiamo a cercare di non farci fini furminato il povero Squirtle. Che me sa tanto che è Surge che fa bubu 7 di a noi qua. Voltorb ci va di azione, Body Slam e passiamo a Pikachu che con sorpresa superiamo in velocità e Body Slam sicuro come il sorgere del sole che lo manna subito alle ninne. Anche perché Pikachu c'ha la difesa sotto ai piedi, lo sappiamo bene. Ma adesso è che dove ti è? Raichu. È lui che mi preoccupava più di tutti. E per fortuna Raichu ci va di tuono shock e non di fulmine. Ci fa bei danni, ma comunque non ci paralizza nemmeno. Body Slam lo porta ad un quarto di vita, al che se riusciamo a fargli mandare giù un altro Body Slam abbiamo sfanculato pure Surge in maniera alquanto spensierata e divertente. E per fortuna che Surge è un po' un fessacchiotto. Beh, non dica un po' coglione. E decide proprio ora che sta con un piede nella fossa e un altro su una saponetta di andare de velocità X su Raichu. Adesso che lo so io quale sarebbe il giusto pertugio dove se la potrebbe pure sbatte la sua velocità X. Difatti vinciamo la medaglia tuono e se levamo Surge dai palle. A questo punto, regà, eccoci. Me sento in forma, me sento che gliela famo. Dai, me sento pronto per Erika. Condizionato dall'ondata di positività de questa puntata, me rego nel covo dell'arpie. Tamponiamo per sbaglio con questa e riusciamo bene o male a sbrinalla de gelo raggio. Se famo fuori l'unico vero mastino de Erika, che in effetti è obbligatorio da affrontare, sempre con tattica Dolphin, appresa direttamente a Polarettilandia. E dai, gli abbiamo fatto pelate e scagnozze a Erika, ma te pare che non riusciamo a fargli mamma non mamma coi peli della fessa pure a lei? Ebbene, no. Dopotutto, non siamo pronti per Erika. Ci riprovo un'altra volta. Ma come tentiamo di far gelo raggio a sto cazzo de Victreebel? Questo ci schizza via alla velocità della luce con la stessa intensità della hit parade dei peggiori fallimenti del Team Rocket e del Trio Dronio, condensata tutta in un foglie lama fotoflessico che nello spazio di un secondo ci secca a vista proprio. Pare come quando in un videogioco vai in una zona proibita e i cecchini invisibili te stirpano dall'esistenza pure se stai dentro alle gallerie. E dinanzi a questo drammatico epilogo decido di fare una scelta che ha del disonorevole: portarmi a rassomigliare e venir confuso per uno di quei bulletti de periferia che quando le beccano da uno se vanno a rifà con quello a cui sanno che gli possono pure scippare le merendine e mettergli la capoccia nel cesso che tanto non fa niente. E questa vittima è proprio lui, Gary Blue IV. Arriviamo alla torre della Vandonia giusto appunto per seccare il Gary Blue di quarto livello con gelo raggio su PG8, su Gyarados, che in prima gen agisce come se ne fosse debole, seppure i danni non sembrano da oddio no ghiaccio momme strippa. Perché se sa, prima gen barbina e il tutto è un calderone de glitch che andà a cercare di decifrarlo a una certa eppure come tentate di decifrare la stele de Rosetta. Proseguo, soddisfatto dall'illusorio suono del super efficace di gelo raggio, per poi finirlo di Body Slam. Growlithe, bolla raggio, siamo diventati noi Victreebel adesso. Come la vedi, Gary Blue IV, eh? Kadabra, se sa. Va giù di attacco fisico, Ivysaur, meno male è inibitore, ci ha inibito bolla raggio che ormai non serve più a una ceppa per sta battaglia, così gelo raggio e via. Ah no. Vabbè dai, un altro gelo raggio. E che cazzo Ivysaur, ma te sei un bel pervertito, eh? Ma sempre con sto vizio da inseminare la gente, stai. E abbiamo sciacquonato con soddisfazione la capoccia del Gary Blue IV nel cesso pure stavolta. Seguramo e torniamo per far fuori la torre della Vandonia nel suo tutto. Che non dovrebbe essere comunque tutta sta difficoltà, dai. Medium dopo medium dopo medium giungiamo allo spettro della mamma di Cubone, al quale facciamo Carry On My Wayward Son, giusto con un paio di bollaraggi. Se famo fuori qua la secchia de Rocket, e al che mi chiedo dopo 20 anni passati a giocare a sti giochi, mi viene in mente solo adesso, ma se qua sopra i Rocket ci sono arrivati, e il fantasma de Marowak, e a noi che non ci fa passare, sono stati i Rocket a izzare lo spettro della mamma di Cubone o a invocarlo in qualche modo? Attuano i Rocket pratiche occultiste? Oppure questa si è messa lì per impedire ai Rocket di uscire ed è stata svegliata soltanto dal fragore e dal clamore che questi hanno causato, e ce l'hanno aizzata contro in maniera totalmente involontaria? Pertanto questi sono rimasti bloccati con Mr. Fuji là sopra come dei pirla perché non possono più scendere? Questa è una gran bella domanda in effetti. Ma poi alla fine fa fuori sto grappolo de Rocket e una burla come al solito. E una volta mannati a succhiasse il pollice all'angoletto possiamo salvare il povero Mr. Fuji che se no a casa non ci torna in tempo per vedesse Marduk su giallo porello. Forse all'epoca era il 1999 quando uscì in Italia Pokémon Rosso. Quindi che c'era all'epoca? Nome? Ranger Walker. Professione. Così lei è un vero Texas Ranger. Esatto. Forte. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see.
Quindi Walker ceterebbe sempre l'occhio addosso e può vedere qualsiasi azione sbagliata che noi commettiamo? Tipo Babbo Natale, Walker, insomma. Vabbè, se fai il cattivo, carcilo tanti sulle gengive, però, no carbone con Walker. Ridatemi a Babbo Natale che è meglio, eh. E dopo ste minchiate, s'accattamo il pokeflauto, lo usiamo per svegliarci Snorlax, così so catturamo, perché metti caso il caso che poi ci serve di andare fino a Snorlax 2 e perde tempo. Se siamo catturati l'uno non ce ne frega un cazzo. Ci abbiamo 3 livelletti in più adesso, quindi andiamo a vedere se magari siamo un po' più in grado di affrontare Erika, overspeedando Victory Bell. Sarebbe già un bel progresso. Lo surclassiamo in effetti in velocità, ma seppur lieti della novella, non famo un tempo a congratularsi con noi stessi e darci la pacca sulle spalle da soli, che Foglie Lama, che fa quasi sempre brutto corpo, ci spazza inesorabilmente via, e si sta come d'autunno noi sull'alberi a fa la foglia. Questo esito si fa allarmante, sarà forse giunta l'ora di preoccuparci del primo vero brick wall di questa sfida? Riuscirà Squirtle a battere Erika? Oppure per la prima volta nella challenge rimarremo effettivamente bloccati? Lo scopriremo nella prossima puntata della Squirtle contro tutti i challenge in Pokémon Rosso. Pertanto non dimenticate che potete sostenere la mia attività mediante una donazione al link PayPal in descrizione, in quanto io non prendo assolutamente nulla dalla piattaforma e non ho sponsor o terze parti alle mie spalle. Produco questi video per voi spettatori e solo e soltanto il vostro affetto mi permette di sbarcare il lunario. Pertanto ringrazio ancora di cuore Alessandro per il suo significativo sostegno al canale e anche Matteo che ha effettuato una donazione in calce ad un'altra richiestina simpatica della quale vi ho parlato ad inizio video e alla quale lavorerò prossimamente. Il vostro sostegno mi riempie di cuore e mi rende felice. Felice di poter proseguire ad intrattenervi e farne un lavoro a tempo pieno. Non dimenticate però che potete anche mettere un mi piace qualora abbiate gradito il video e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi questa e tutte le altre folli sfide in progetto che usciranno prossimamente. Sempre qui, sugli schermi di Tubo 93.